Ragazzi, la prima parte di live reaction sarà così, perdonatemi, perché Windows ha deciso stasera, come se già non fosse abbastanza la sfiga che ci andremo ad accollare da qua nelle prossime due ore, sta aggiornando il sistema e per un aggiornamento di merda ci sta mettendo un'ora. Poi perché per tutte le altre cose usi il Mac? Fatevi due domande e datevi due risposte. Stasera non ho voglia, stasera proprio, guardate ragazzi, non mi è mai capitato di non aver voglia di una partita del Milan. L'ultima volta che è successo non mi ricordo neanche quando fosse, perché veramente tanto tanto tempo fa. Dopo che prendi 5 gol da solo, una delle sconfitte più umilianti dell'era moderna del Milan, tu arrivi a questa partita e non hai niente da dire, niente da dare. Cioè, dopo che prendi 5 gol da Sassuolo in casa, tu oggi... Forse l'unica cosa positiva di questa partita è che tra tempo, due ore, tutto è finito. Ci saranno sfottò per uno o due giorni e poi si torna alla normalità. Questo è stato il sondaggio da parte dei miei iscritti. Capite che anche loro hanno perso fiducia in voi. Fatevi due domande e datevi due risposte. Possiamo anche perdere la 3-0, non mi sorprenderei. Cioè, proprio sarebbe un risultato onestissimo, 1-0-3 stasera. Pioli fa sto cambio di formazione, un 3-5-2, la fa specchio esattamente come quegli altri, solo che Milan non ha giocatori che possono interpretare questo ruolo, lascia Leao in panchina. Io continuo a non capire, perché continuo a non capire, Gabbia che contro il Sassuolo ha fatto più danni della grandine, gioca a titolare, quando capisco che sia fuori Tomori, ma hai un talento come Cho, che quando è entrato ha fatto anche bene, non lo fai giocare mai, manco per sbaglio. Perdi Bennacer, che tra l'altro con Sassuolo non aveva neanche giocato perché era squalificato, e tu sei riuscito a perderlo per infortunio allenamento, cosa che ormai va avanti da una vita noi, perché parliamo più giocatori in allenamento che in partita. Coppia Origi Giroud davanti è la coppia del lentume, perché devi affidare i contropiedi a Hernandez, che non la passa neanche per sbaglio. Stasera prevedo di quegli schiaffi, ma di quegli schiaffi che spero da oggi in poi di rivedere molto raramente. E l'audio, ragazzi, verrà più tardi perché c'ho un cuffio. Che poi io dico, col Sassuolo si fosse almeno pareggiato, cosa che prima della partita potevi anche immaginare, ma dopo averla vista è impensabile. Dici magari stasera un segnale, una ripresa o un qualcosa, ma quando ci perdi 5-2 in casa, che possiamo anche chiamarlo 5-1 perché il secondo gol di Origi è stato un gol proprio talmente inutile ai fini del risultato che possiamo anche non considerarlo. Dopo Lecce, Inter, Lazio e Sassuolo, arrivi oggi, che pensi? E prima che inizi la partita ringrazio la mia community, che sta lievitando in maniera veramente esponenziale, soprattutto questa cosa è dovuta agli ultimi risultati del Milan. Ringrazio la mia community di supporter e di haters, perché non potrei stare senza uni, ma non potrei stare neanche senza gli altri, perché non ci sarebbe gusto. C'è Pierluigi Pardo, quindi la sfiga proprio che ci abbraccia. Partiti, mamma mia, 21 secondi già Hernandez che si mette a far cazzate. Nice. Per quelli che sono venuti qua a vedersi la vittoria dell'Inter stasera, per vedere cosa ne pensano i milanisti, io vi tolgo già la soddisfazione a 43 secondi dall'inizio. Io stasera non mi incazzerò per nulla. Non esulterò più di tanto se dovesse vincere, ma se si dovesse perdere, ragazzi, mi sono preparato tutta la settimana a questo. Tranquilli. No, vi giuro, la live reaction non è indifferita, è in diretta, super diretta. Vi faccio già notare che in 1 minuto e 49 hanno già tirato, perché hanno già tirato con Lautaro Martinez e non si è toccata palla. Mamma mia, no, ha già fatto il liscio Calabria, ragazzi. Oh, Lautaro Martinez, non ci credo, ha parato Tataruso. Beh, come vi dissi col Sassuolo, ragazzi, la media di Tatarusano è una parata, 6-7 gol subiti. Quindi conferma la mia teoria di come andrà a finire questa partita. Tranquilli. Windows, ragazzi, è tornato a funzionare. Finalmente, postazione solita, 9 minuti e 22. Io sempre più scioccato da quello che vedo. E non abbiamo ancora visto nulla. E tra po' abbiamo visto il gol di Lautaro. Eccolo, quasi lì. Cioè, già che hanno lasciato crossare Skriniar, Kier che si fa anticipare e Tatarusano che non si muove. E questo è il riassunto del Milan dell'ultimo mese. È il riassunto proprio nudo e
crudo. Beh, ricordatevi che nella vita per vincere non bisogna solo prendere meno gol possibili, cosa che non vi riesce comunque, bisogna anche farlo, cosa che comunque non vi riesce. Cioè, vi rendete conto che in 12 minuti manco nella tre quarti siamo stati dell'Inter? Manco lì siamo stati, raga. Cioè, seriamente, lo contrastiamo Barella o continuiamo a rietrare? Mamma mia, Origi, mamma mia, con un compagno a 3 metri si mette a saltare l'uomo. Quest'uomo è incredibile. Lautaro prova. Dzeko, gol dell'Inter. Si gioca per l'arbitro. Dai, non è rigore questo, dai. Ma si è lasciata andare, dai. Dai, ragazzi, è evidente che non c'è nessun rigore qua. Cioè, ma non serve Marelli per capire che questo non è rigore. Oh, che cazzo è? Prima partita dove non prendiamo gol nei primi 20 minuti, eh. A quest'ora col Sassuolo stiamo sotto i 2 gol, quindi almeno quello. Paradosso. Difensivamente posso anche concedervelo, ma dal punto di vista offensivo col Sassuolo i primi 20 minuti abbiamo giocato meglio. Dio, di stasera. Non meglio del Sassuolo, ma meglio di stasera. Perché ci hanno annullato un gol per un capello. E Pioli, cosa aspetti ad andare in ritiro? Cioè, dopo 5 per dal Sassuolo e un derby in vista, non vai in ritiro? Ho visto i dati adesso: 85% di possesso palla dell'Inter. Cioè, ma neanche se gioco con mia cugina di 3 anni a FIFA riesco a fare sti numeri. Neanche quelli che ti fanno vincere le partite di weekend league apposta, che li batti 17-18-0, fai l'85% di possesso palla. Cioè, incredibile. Oh, non mettiamo in fila 2 passaggi, ragazzi. Prova ad andarsene. A me non mi innervosisce il risultato, perché il risultato di questa partita è scontato, ma lo era già una settimana fa scontato il risultato di questa partita. Quello che mi fa andare di fuori è il gioco. Creare, no? È il non saper fare 2 passaggi in fila. È non saper mettere l'uomo davanti la porta. Questo è quello che mi fa incazzare. Che cazzo rinvia a Kalulu? Che una stecca. Siamo a metà primo tempo esatto e non abbiamo ancora preso gol, ragazzi. La nostra vittoria è questa. È questa la nostra vittoria. Cioè, hai una rimessa laterale? Fai 2 passaggi prima di ridargli la palla a loro, no? Fai 2 passaggi almeno. Cioè, almeno dacci l'illusione di saperli fare. Chi ha la battuta, palla dentro, va dentro Rusano. Data Rusano, tra un po' fa un gol da calcio d'angolo. Giroud, incredibile, ha rubato palla. Ma è lento dalla palla a Messias, che fa lo stop a seguire e la dà a Darmian. Ecco, perché in 2 contro 1? In 2 contro 1, un passaggio e un errore. In 2 contro 1. Madonna, siete proprio incredibili. T'ha fatto una sbrodolata. Chi era? Bastoni. T'ha fatto quella sbrodolata lì che non la rivedi più in questa partita. Perché loro non sono coglioni come noi, che facciamo un errore e poi lo facciamo in loop a ripetizione. Loro fanno un errore e poi quello dopo lo fanno dopo 3 partite. Comincerei stavolta. Ovviamente non lo sfrutti. Guarda lì, altra rimessa laterale, battuta la Calabria. Giroud stoppa e rimessa laterale. Cioè, ma di che cazzo vogliamo parlare? Vedete quanto non si arriva a 3 passaggi. Allegri, colpo di testa, lo offendiamo tanto, no? Ridiamo tanto a quello che dice. Però veramente non ha tutti i torti Allegri a volte. Quando dice che la partita più importante è la prossima. Perché te, se giochi così anche col Torino, Ciccio pigli di quegli schiaffi che anche il Torino ti fa 3 su 3 poi, eh. State qua a avere giocatori che sentono e palla. Anche Darmian che bullizza Tonali, ragazzi. Siamo alla frutta. Adesso prendiamo gol in contropiede. Adesso con Lautaro. No, non lo prendiamo perché Kalulu fa fallo e si becca il cartellino giallo. Perché se no si pigliava gol. Cioè, siamo l'unica squadra che quando gli altri hanno la palla al centrocampo già capisci se prendi gol. Un passaggio solo fatto bene. Ti ha messo 4 uomini dell'Inter potenzialmente davanti la porta. Quando tu stavi arretrando ed eri praticamente in netto svantaggio. 4 corner a 0 per l'Inter. Tutti saltatori. Capito, no? Non mi sorprenderebbe tirasse in porta, sapete? Ovviamente. Infatti è quello che ha fatto Lautaro, gol. Per l'1-0 Inter. Ha colpito lui. Minuto 34. Colpo di testa vincente. Piccola deviazione. Nulla da fare per Tata Rugiano. 7° gol. Vabbè, ragazzi, era ovvio. Cioè, era ovvio. Salta anche la connessione. Era ovvio. Cioè, ve l'ho detto che era ovvio. Però abbiamo resistito 34 minuti senza prendere gol, eh? Minchia.
Cioè, complimenti davvero, 34 minuti ragazzi, cioè, è un record per questo Milan. Poi se consideriamo anche la partita col Sassuolo, che l'ultimo gol l'abbiamo preso al 77esimo, facciamo quasi 50 minuti senza prendere gol, ragazzi, è un record. Cioè, è un record da tenere stretto questo. E ovviamente Tatarusano, ragazzi. Vai, tre passaggi, Kalulu in messa laterale. Per forza, forzare adesso le giocate. E tanto termineremo un'altra partita senza fare gol. Sicuro, sicuro. Bravo giocatore di merda che sei. Invece primo tempo tutto secondo programma. Fuori Messias dentro Brian Diaz. Dopo il primo tempo, ma non cambia la sostanza delle cose, cioè 1-0 si inizia. Volevo che durasse di più sto intervallo, sinceramente. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Lautaro che rinvia sui piedi di Krunic, che la butta in rimessa laterale. Ragazzi, ma avessero dato un euro per ogni volta che ho detto rimessa laterale oggi, mi ci sarei comprato casa, giuro. Brian Diaz, dai. Sei un coglione. Sei un coglione. Quattro tocchi per aggiustarti la palla, sei un coglione. Brian Diaz, porca puttana. Mamma mia, ma pare la prima volta che giocate insieme. Madonna. Che poi no, ti fa incazzare la cosa. Che tu dici, gli avversari vanno a mille, ti anticipano, ti chiudono linee di passaggio, dici complimenti a loro, ma complimenti un cazzo. Perché siamo noi direttamente a riconsegnargli la palla. Che qui gli passa la palla 10 metri avanti, poi gliela passa 10 metri indietro, poi a un metro gli tira la stecca. Cioè ragazzi, tutta la partita l'Inter aveva recuperato tre palle con i contrasti, forse. Proprio a starci larghi, eh. No, Lautaro Martinez. No. Ma cos'è sta roba? Sul retropassaggio ha fatto il tiro lui qua. Sul retropassaggio. No, l'aveva passata Dzeko. Però era una sorta di retropassaggio, perché ragazzi, cioè qua il difensore ci deve arrivare in ginocchio su questa palla. Cioè non è che se stai passando la palla a Leao allora sei autorizzato a tirargli la stecca in faccia. Se passi la palla a Leao gliela devi passare in maniera umana, come fanno tutti gli altri cristiani. Cioè vi mancano le basi proprio. Hernandez, fai qualcosa. Un cross di merda. Bravo Teo, cross più merdoso non potevi fa proprio, eh. Il cross profondo. Giroud, colpo di testa, sì, vabbè, ciao. Primo tiro, 57 minuti, ragazzi. Cioè, ma non vi vergognate neanche un po'? Cioè, io mi vergognerei di meno ad andare nudo per strada piuttosto che essere in campo con la vostra maglia in questo momento. L'Inter, però, in questi ultimi 5 minuti, ragazzi, ci sta concedendo tanto. Ci sta concedendo tanto. Ma tanto lo so già che noi non ne approfitteremo mai. No, però siamo arrivati a fare qualche passaggio, eh. Bravo Kalulu. Ti porti palla a 60 metri. Il minimo che devi fare è passarla. No, Kalulu è un bambino speciale. Non lo fa. Sono Gudi Marco. Serie Makers. Mamma mia. Ma che giocatori abbiamo. Cioè raga, ma all'oratorio San Paolina sti qua spazzerebbero le foglie. Lo alziamo un pochino il pressing, cazzo. Cioè state camminando. State palesemente camminando. Cioè Leao, quanti milioni vuoi per camminare? Barella Tonali, qua c'è un fallo clamoroso. Qua c'è un fallo clamoroso di Acerbi. E ti è andata bene con Tammonito. Ok. Adesso si spiega tutto. Anche qua Tonali poteva far meglio, eh. Parte Hernandez col mancino. Conclusione alta, nessun problema per Onana. Cioè ti hanno dato una punizione che tu la rivedi tra forse 10 partite e te giustamente la tiri in tribù. Anche sta cosa, ragazzi, che Tatarusano c'ha 5 giocatori liberi quando prende la palla tra le mani e aspetta almeno 20 secondi per battere, mi dà un nervoso che non avete idea. Quando si vince, quando si perde, non importa, lui ci metterà sempre 20 anni a rinviare. Poi non devi dare la colpa a Tatarusano, ma non puoi far partire un contropiede per colpa di Tatarusano, perché non rinvia. Nel mezzo, ma chi c'è? Chi cazzo c'è lì nel mezzo? Leao, Diaz, non tirare. Puoi tirare! Abbiamo tirato, incredibile! Esulto quanto un gol! Abbiamo tirato!
rovesciato. Rovesciato adesso. Sì, abbiamo tirato in porta. In realtà andava fuori, però almeno Onana si è sporcato i guanti. Bravo Tonali. Accompagnata l'uscita senza Leao. Leao. Dai, dai. È l'unica occasione che avremo questa partita, Leao. Si accentra. Giroud. Giroud sbaglia il controllo. No! Ma no, eri solo, non ci voglio credere. Questo è fallo. Io non ci voglio credere. Le auto ha messo davanti la porta. Io non ci voglio credere. Aveva rubato la palla a Skriniar, il difensore più forte. Aveva perso palla nella tre quarti avversaria. E te sbagli il controllo dove puoi anche tirar di prima. Calcio di punizione. Raga, ma è eclatante sta cosa. Cioè, ma dell'incredibile. Giroud. Mancino. Palla larga, non di molto. Non di molto. Non di molto. Non di molto. Città di 4 metri. Cioè, voi mi portate a odiare il gioco del calcio. Cioè, io non ho mai pensato questo neanche quando c'era il Milan di Brocchi. Batti, Tatarusanu, batti che stanno rientrando. Batti, cazzo. Batti, dai un calcio a quella palla. T'ha messo la palla per terra a Hernandez per battere e te l'hai spostata dall'altra parte dell'area piccola. Bastoni col tocco verticale verso Lukaku che prova lo stop. Lukaku, poi il pallone finisce in rete. Attenzione, gioco che viene fermato. L'arbitro che dice di aver già fischiato le proteste di Barella. Qui, cazzo, l'ha buttato giù. E Tatarusanu ha preso un altro gol, ragazzi. Dai, ma perché li tirate? Ma perché fate i cambi gioco? Tirate delle stecche a 200 all'ora. Ma perché? Mi spiegate l'utilità di giocare così? Ah, caro Stefano Pinoli. Sbagli la formazione, sbagli l'approccio, sbagli i cambi, sbagli tutto. Batti, batti, batti. Dalla via quella palla. Batti. 20 secondi, non ha ancora battuto. Quel disabile del cazzo che abbiamo in porta. Quel disabile lì. No, no, Rebic ha preso la palla, un altro giallo. 5 ammoniti. Cioè, ma ammoniscimi anche me che sono a casa a sto punto, no? Lukaku prova ad allungare nella zona di Barella. Vai, Taro Martinez, vai. Fuori gioco. Tutto fermo. Tutto fermo. Si alza la bandierina. Mi sa che è regolare, sapete? Mi sa che è regolare. Io dico l'ultima frase adesso. La partita che l'Inter ha giocato contro il Milan stasera è la stessa che il Milan ha giocato contro la Roma. E sapete tutti com'è andata a finire. La capite la differenza? Fatta rimbalzare due volte. Ciao. Rimbalza la palla. Finisce la partita. Finisce la partita, ragazzi.